Il nostro corso di laurea triennale in ingegneria ambientale è assolutamente atipico nel panorama nazionale perché coniuga due peculiarità. La prima è quella di formare ingegneri ambientali e quindi fondamentalmente il profilo prevede conoscenze nel campo della gestione dei rifiuti, del trattamento delle acque reflue, la bonifica di terreni contaminati, l'inquinamento atmosferico e così via. Questo nell'ambito delle discipline di ingegneria civile, quindi ci sono anche scienza e tecnica delle costruzioni, idraulica, fisica tecnica e quant'altro. Ma dicevo, coniuga queste specificità relative all'ingegneria ambientale con altre che sono relative alla sicurezza nel mondo del lavoro, quindi la sicurezza dei cantieri, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro, la sicurezza nei processi, l'analisi di rischio, gli incidenti rilevanti e così via. E questo per rispondere a un'esigenza del mercato che chiede profili professionali che abbiano un'adeguata preparazione sia nell'ambito ambientale che della sicurezza. E questo è uno dei motivi per cui, per esempio, parecchi nostri studenti, piuttosto che proseguire col percorso magistrale, cosa che possono fare all'interno del nostro ateneo, spesso preferiscono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Il ruolo dell'ingegnere nella società può essere ricondotto all'esigenza di risolvere dei problemi. Mi preme evidenziare due punti di forza del nostro corso di studio. Sono entrambi connessi all'ingresso nel mondo del lavoro, che è evidentemente una priorità. Uno è lo stage in azienda, che è l'alternativa che i nostri studenti preferiscono per concludere il loro ciclo di studi. Noi abbiamo una fitta rete di contatti, anche grazie alla vivacità del contesto produttivo locale. Quindi possiamo offrire diverse alternative. Il secondo punto riguarda il completamento della formazione all'estero, che svolgiamo nel contesto del progetto Erasmus. Anche in questo caso abbiamo un buon numero di contatti con università europee, ed in più possiamo contare sul sostegno del nostro Ateneo, che ha tra le sue priorità nei prossimi anni quella di promuovere e supportare l'internazionalizzazione. E i problemi tipicamente affrontati nell'ingegneria sono di carattere tecnico-tecnologico e sono in genere caratterizzati da una complessità tale da richiedere un approccio basato su solidi fondamenti scientifici, tecnologici e metodologici. Che si tratti della costruzione di un grattacielo, della messa a punto di un impianto tecnologico sostenibile, della progettazione di sistemi di protezione ambientale o della gestione della sicurezza di un processo produttivo, la preparazione con approccio multidisciplinare tipica dell'ingegneria permette di acquisire quel bagaglio di competenze per poter affrontare incarichi anche di grande responsabilità. Ciao a tutti, sono Alberto, il rappresentante degli studenti in consiglio di corso. L'esperienza vissuta da noi studenti è positiva, in quanto l'università in Subria è a misura nostra. Purtroppo l'esperienza attuale ci sta tenendo lontano da essa, ma nonostante ciò, nessuno è lasciato a se stesso. Il corso, nel caso della laurea triennale, prepara al mondo del lavoro, grazie a solide basi teoriche e a stage. Ti aspettiamo.